qualche settimana fa ordinato da Temu i migliori prodotti da loro suggeriti per il fitness e lo sport, ho testato con Davide 17 prodotti, ecco comunque la nostra valutazione, ma per capire di cosa stiamo parlando partiamo dall'inizio. Massi, quanti soldi ho? Hai a disposizione un budget di 160 euro, quindi 17 prodotti di fatto ti consentiranno di correre in maniera eccezionale per tutto il tempo. Aspettiamo tra una settimana e vediamo quando questi prodotti arrivano. Se avete 4 euro, 5 euro da spendere, vi do 5 prodotti che vi consiglio sicuramente su Temu. Allora, uno è sicuramente copriscarpa in plastica che costa 1,29 euro, che magari per le mezze maratone sotto l'acqua vi tiene le vostre Vaporfly all'asciutto. Oppure anche una bottiglia d'acqua, sempre sui 5 euro, e per le vostre gare per idratarvi al meglio. Un altro prodotto che sicuramente fa il caso vostro, che costa un po' di più, siamo sui 7 euro però, è i nastri chinesi per quando vi fanno male i tendini. E poi sicuramente un altro prodotto che vi può interessare sono delle scarpe su Temu al prezzo di 5 euro, che magari non sono reattive come le Vaporfly, però magari il vostro primo sub 20 minuti sui 5 km ve lo permettono di fare lo stesso. Ho guardato adesso, c'è anche una scarpa in carbonio, me la fai avere Massi, che magari spinge più delle Vaporfly. Ho appena ricevuto i pacchi da Temu che mi sono stati consegnati solamente in 7 giorni dall'ordine che avevo fatto qualche giorno fa con Davide. Adesso mando a Davide questi pacchi che tra qualche giorno ci racconterà tutte le caratteristiche e soprattutto darà dei voti per valutare a chi sono adatti questi prodotti. Da notare che i prodotti mi sono stati inviati per la recensione, ci ho messo un'infinità di tempo, sotto vi allego un eventuale codice sconto nel caso in cui vogliate comprare, ma io sono recensore, quindi andiamo con la recensione. Allora, come primo prodotto che recensiamo, che ci ha mandato Temu, queste ciabatte che mi sono piaciute tanto per il loro comfort, sono belle morbide e allo stesso tempo molto flessibili. E in casa vi fanno lavorare bene il piede, così siete pronti e belli reattivi per le vostre corse. Voto io direi un 8 e mezzo, anche 9, perché erano davvero comode. Poi abbiamo qua tre scarpe, partirei con queste qua grigie, che comunque anche loro sono belle scarpe minimaliste, vi fanno lavorare molto il piede, c'è una parte dietro della conchiglia molto molto soffice e molto traspirante, che comunque vi tiene rilassata tutta la parte del tendine. Per la stabilità e per il comfort io direi comunque un 7, se lo porta a casa abbondantemente. In realtà l'allievo non ha ancora capito come funziona, queste scarpe secondo me meritano solamente un voto 2 solo perché pesano 140 grammi e infatti possono essere utilizzate per camminare ma sicuramente non per correre. Poi passiamo al secondo paio di scarpe, questo secondo me è il migliore tra le tre perché presenta una parte di Simil Boost nell'intersuola che conferisce molta morbidezza e reattività. Anche questa scarpa ha una peculiarità del fatto che dietro nella conchiglia è molto soffice, si piega bene, quindi non vi dovrebbe creare grossi problemi di sfregamento e anzi con l'inserto bello a calzino e tutta la linguetta tutta integrata con tutta la parte della tomaia vi conferisce un'ottima comodità e rilassatezza a tutta la parte del piede e anche con i lacci molto elastici vi tengono ben saldo nei vostri cambi di direzione quando spingete di più. Sì, dai, solo per camminare. E starei, per la comodità, gli darei un 8 e mezzo. Sono d'accordo con Davide, queste sono le migliori delle tre, voto 5 su 10, hanno una reattività assolutamente buona, l'unica cosa dovreste scegliere il numero giusto perché secondo me sono un po' larghe. Poi passiamo all'abbigliamento tecnico, abbiamo una maglietta in microfibra, comunque bella traspirante, non sicuramente da usare con il sole perché è tutta nera, però nelle giornate come oggi un po' nuvolose va più che bene, io starei sul 5-6, non di più. Poi, sempre come parte tecnica di abbigliamento, abbiamo dei pantaloncini un po' pesantini, però comunque dentro in materiale di microfibra, abbastanza traspiranti, c'hanno anche un taschino, io direi
4, ma dai 5. 5 ci potrebbe stare, però molto bello la parte elastica dove vanno su, mi è piaciuta molto, solo per camminare. Poi se avete delle scarpe costose o volete proteggere le vostre Vaporfly prima della gara, magari in una gara bagnata, qua abbiamo dei copri scarpa e per tenere all'asciutto e non sporcare le vostre suole, per spingere al massimo e non far incastrare i sassolini prima della gara. Questa darei un bel 8, 8 e mezzo, molto utile. Passiamo alla parte, diciamo, di materiale da usare per il rinforzo muscolare. Abbiamo un elastico molto interessante perché, come peculiarità principale, c'ha la parte interna tutta siliconata e quindi quando fate gli esercizi, anche se ci avete magari su una tuta così, non vi scivola e riuscite a fare gli esercizi al meglio. Ha comunque un'ottima resistenza, quindi vi permette di dare un bel carico al muscolo e di allenarvi bene. Questo secondo me è uno dei migliori prodotti tra tutti e starei sull'8,5-9. Poi abbiamo una sbarra per fare sempre degli esercizi, la potete attaccare tramite questi elastici neri al muro e poi potete fare tutti gli esercizi di trazione, di spinta e tutto, e potete andare a rinforzare tutta la parte sopra del vostro corpo per essere più stabili durante la corsa. Anche questo comunque un 6-7 se lo merita tranquillamente. Per rafforzare la parte superiore del corpo potrebbe essere un buono strumento, ovviamente non è così necessario, quindi voto 4 su 10 anche perché è comunque molto plasticoso. Poi sempre nella parte dell'abbigliamento, come mi sono dimenticato di dirvi prima, abbiamo un bel set di calze che per camminare comunque sono delle ottime calze, possono sempre andare bene, ve le sconsiglio per la corsa, però un 6 se lo meritano lo stesso. Per quando magari fate allenamento e volete idratarvi, abbiamo questa bella borraccia con su tutti i consigli per l'idratazione e anche tutta la scala di quanta acqua ci sta dentro. Comunque è ottima, nel senso anche come colore, come resistenze, tutto, come imbocco, come chiusura, non è male. Secondo me è un 8. Un 8 ci può stare. Poi abbiamo anche un occhiale molto, molto stiloso con delle bacchette in similegno e magari per quando tornerà il sole in questi giorni di pioggia possono andare bene per le vostre corse stilistiche. Quindi io gli darei un 5, sì dai, 5-6. Infine abbiamo questi tre gadget tech che forse sono quelli un po' più interessanti tra tutti. Abbiamo delle cuffie Bluetooth da connettere al vostro telefono che indicano pure la percentuale di carica di tutto, quindi ci stanno per correre o per ascoltare la musica quando siete in viaggio o in giro, vanno sempre bene un paio di cuffiette. Starei sul set, dai, perché comunque si usano sempre. Le cuffie non erano per nulla male, in effetti se le tenute Davide e secondo me avevano un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto un suono discreto, anche se effettivamente io suggerirei di comprare qualcosa che costa leggermente di più. Poi abbiamo una massage gun per quando magari volete sciogliere un po' i muscoli, a 6 velocità, molto molto veloce perché comunque appena schiacci poi aumenta la velocità. Abbiamo varie testine nella scatola che potete cambiare in base alle zone che volete massaggiare. Comunque la consiglio sempre, magari dopo una corsa o se siete affaticati, è un ottimo prodotto. Io starei sull'8,5-9 perché questo è un ottimo prodotto, si usa sempre e per noi atleti fa sempre bene un massaggio. Poi qua invece abbiamo un orologio per monitorare i vostri battiti e i passi che fate durante il giorno. È molto leggero e molto confortevole, non lo si sente neanche al polso e anche i laccetti qua sono molto elastici e si adattano bene alla forma del polso. Con questo starei sull'8, anzi 7,5 perché non c'è il GPS. Concordo con Davide che questo orologio ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e il display è assolutamente visibile anche durante queste giornate di sole. L'unico aspetto negativo è che manca il GPS, quindi la valutazione secondo me è solamente 5 su 10.
In conclusione, l'esperienza d'acquisto si è rivelata discreta. Sicuramente si possono scegliere tra la moltitudine di prodotti, alcuni davvero buoni. Nel nostro caso, sui 17, 4 si sono rivelati sopra la sufficienza con un voto assolutamente buono. Le scarpe invece fanno abbastanza ribrezzo per chi volesse correre, mentre per chi volesse camminare potrebbe essere una soluzione. Io comunque spero che nei prossimi giorni mi mandino delle scarpe un po' più adeguate al nostro livello di recensori. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito iscrivetevi al canale. Ciao!